In gravi condizioni Fabio Galgaro, imprenditore di 66 anni, che ieri sera nel corso di una rapina è stato raggiunto da un colpo di pistola al collo, il proiettile è fuoriuscito dalla schiena senza danneggiare nessun organo vitale. L'imprenditore stava tornando a casa nella frazione di Rumpin Piccolo sul Carso triestino quando è stato raggiunto da un malvivente che, armato di pistola, gli ha intimato di consegnargli tutto il denaro che aveva con sé. Il 66enne si sarebbe rifiutato e a quel punto sarebbero stati esplosi almeno due colpi, secondo racconto di un vicino che ha allertato il 112. Il rapinatore, dopo aver preso orologio, portafogli e cellulari della vittima, è scappato. Sul posto i sanitari che hanno prestato le prime cure al 66enne lo hanno portato in ospedale. In corso le indagini della Polizia di Stato. Fabio Galgaro, 66enne, sopravvissuto alla rapina, è un imprenditore attivo nel settore della nautica di lusso, della ristorazione, ma anche dedito all'impegno politico. Attualmente consigliere nella circoscrizione Altipiano S, eletto con Fratelli d'Italia.